perché quello che ovviamente pure come domani la fa bene. Quello che diceva di vero e lo diceva di un altro aspetto. Penso che era meglio che le colpe sue, cioè tra virgolette, non vedeva mai dove sbagliava lei, non riusciva. Io perciò andavo aiutato perché Ma aspetta, mi spieghi una cosa, torniamo un attimo indietro. Perché la collega le ha detto questa cosa? Perché lei è andata lì a colloquio? no, perché ho fatto una seduta, noi ce l'abbiamo domani Una mattina. seduta in che modo fatta? Sì, Lei è lei. Aurora? Sì. Quindi. Perché io, secondo quello che mi ha detto lo staff, lo staff diceva queste sono certe cose. Non che non mi vuole bene, però ci chiederò prima, qui ci sono queste cose, che lei mancano delle cose che io non gli voglio dare, un po' di tutte queste cose E qua. lei cosa ha risposto a queste cose? Ora? Ma No, dottoressa? lei. Ah, io ho detto di te, ripeto, tu mi metti in gioco. Allora, io so questa situazione così, perché io ho tenuto mi sentire voi. E lei se ne accorta che allora non va, come dicevo, dove? Dove c'è? Ah, lui. Mamma sta parlando, lei se ne accorta che allora non tende a essere aggressiva. Ogni così mi aggredisce, se lei me ne accorge, mi accorge subito. Che la tende a parlarmi sopra e non vedere quello che dico io. E tirarla sempre dalla parte sua. No, quindi un Lei treno in corsa. ha avuto modo di spiegare. Sta Mi stando riferisco, ma male. devo sentire Guarda, mamma. no, non è proprio ragione sempre lui. Sì, va. Perché ha visto che allora Ha avuto modo di spiegare le sue ragioni, ce l'ha fatta. Così così. perfetto, no, è caduta. Non ha ragione, perché ce l'ha detto di voi. E qua si rientra nella sua tendenza ad essere un po' tanto cade. Poi abbiamo momenti che sta bene, poi sono momenti che appena sta sotto pressione, va tutto bene in amore, tu sei più dolce di me. E matura risponde. Dice a lei l'affligge su queste stesse cose, a cosa si riferisce? Che io per esempio di parte la situazione che mi ha detto il fidanzato e tipo io ci una chiamata e sono stata venuta per lui. E tipo come parlavo? Io l'ho apprezzato, devo dire. Ha detto che allora si lamenta che lei si guarda sempre la vita rispetto agli altri. E il dottore non ci ha fatto nulla, ora qui si manca c'entrare in testa, e tu tieni la vita con lui, guarda quello che c'ha il padre, c'ha la famiglia, c'è dove. Lei si Ma sente una testa piena di non è presunto e si sente niente. una responsabilità solo sua, diciamo, sarà anche sua per certi versi, ma è la vita che è andata in questa Lei non è direzione. ancora ci perché lei sta ancora a fare Basta. si sente un peso di una vita pesante, mentre gli altri suoi coetanei Ma hanno lei ha anche la famiglia. ragione che scaturisce da questa constatazione che la sua vita è una schifezza. Perché secondo me se anche se non aveva, non c'era diciamo, questa situazione che c'era, diciamo, forse era diversa, invece ora si sente lui il peso che un domani ha trovato a bene, cioè si E sente. lo Poi lei ha capisco, detto, ma non che c'era. famiglia strana che tengo io. Come deve, vedi che il fidanzato, cioè il papà che ce l'aveva i soldi, ma la famiglia per la mamma ci ha fatto Insomma, bella casa, ma con chi ce la dove la vogliamo sorella. via? Con lei ce la vogliamo via? Purtroppo. Io ho detto tanto che non ci faccio con la mia, perché purtroppo io posso essere a tratti depressa, ma c'è un lato umano, e dopo Assolutamente. ce lo diceva, cioè, ma non posso manco permettermi di stare scocciata, già se qua, ho detto che lei non mi viene molto in conto, poi ha fatto solo lei là, e rimaniamo che dobbiamo comunicare, allora devi fare anche tu qualcosa, cioè devi Uno imparare, sforzo di perché come parli, comunicazione. anche se hai ragione passa la parte del tuo, perché il modo di come dici una cosa, suona se dico, guarda, capite, fare. Tu parli tua ma aggredisci tu, ma si può anche rispondere No, male. certo. Dice, se ogni parola che gli fai è già sta col bavaglio. Gioia passa tutta la vita mia per essere imbavagliata a mio padre. Mo c'è il film imbavaglio. E poi è stato lì. E allora, mo, questo ci è successo pure perché mo poi usciva pure il punto di rottura che prendeva una posizione. Infatti, poi lei è andata solo lei e poi. E infatti è stata a casa di Antonio, ancora a casa di Antonio, su 3 settimane. Oh, praticamente ho detto, guarda, io non andavo a fare i capelli, infatti mi ha detto a fare. E tu a casa mi vieni che dici, poi comincia a pensare le tue cose così te ne torni. E sono un po', vabbè, mo vedo, vabbè. Bene, una discussione impossibile a tavola, un capito, ha sbattuto piatto. Ha Ma spaccato perché? Su piatto. quale argomento? No, perché, vabbè, non c'è un motivo, è il modo di come dice le cose. Cioè è venuto direttamente, è venuto Col fucile addominato, puntato. cioè è venuto ancora peggio prima, invece di stare più educata, è venuto poco a dici venga a casa e mette il regolo e tu stai zitto. Questa è la traduzione mia. Nel senso che a me io l'ho vista così, lei dice che è esasperata, però allora, non posso fare. Perché sono andata a prendere il tabello, ora dopo ho mangiato, io ti vengo a prendere prima, ci mangio un panino veloce, una cosa veloce, tu stai a casa con Denny all'1, 1:30, vado a parrucchiere, che sta a porto, trovo anche meno persone.
Ho cominciato a fare, però me lo devi però così. A Roma, se ho mangiato 3 Audi, invece in galera, 3 Audi. Già il giorno prima, allora domani mezza mattinata vengo, a che ora? Non lo so, preciso, è mezza mattinata. Se uno risponde ok, che significa? Ok, ci ma sto. Poi, mamma, che allora che dice? A che se ora vieni, allora c'è un po' di tempo, un'ora e mezza, queste sono le 10. Un'ora e mezza significa 11:30, no? Si fa un po' perché mentre Danny si alza, un po' di tempo, vabbè? Vabbè, giusto per sapere, ok, questo la vita. A luce, se c'è qualche problema, mamma, tengo da fare né cose, si viene lui, mi faccio prima una cosa, no. Mi chiama un'altra volta, mamma, allora vedi, penso per la mezza vengo, e tra poco ti avviso, io penso verso per la mezza vengo, così all'uno verso lui, ci vediamo una cosa al limite, un attimo un panino, vediamo, ok. Ti scendo quando ti tipo scendo come resta nel vicolo di bar e dico guarda lo scendi, sto passando con la macchina in modo che quando faccio il giro enorme. Vabbè. Sì, tutto a posto, l'ho presa e ciao mamma, bello bacetto, ok. Ma che dice, mamma che c'hai? C'ho il tonno. Tu io mi mangio, io già fa, faccio una. Danny c'ha la pizza sul gelato, tu fa, mo che te lascia a te sopra, io vado. Va bene, infatti va bene, non compriamo altro, va bene, se non si va bene, ok. Siamo fermati a prendere solo il pane, prendi solo il pane, la mozzarella, prendiamo il pane, la mozzarella, mezzi là di 10 minuti. Vabbè, andiamo a go. Si mette la pelle, mamma mette la pelle, tutto bello. Io nel frattempo tutto la sua mi spoglio. Perché già qua qua, gli tolgo la maglietta e bella vedi. Perché ti sei spogliato? Allora, ho cominciato a sindacare. Mo si fa tardi, comunque mi hai fatto fare un guaio stamattina, perché io comunque ho fatto una storia perché io. E te lo scuso, ma perché tu l'otto stamattina mi dicevo, mamma, guarda che siccome devo studiare, che oggi devo andare a scuola, fammi sapere più o meno verso che vieni. Sì, ti dico, venga mezza, si passa un po' di tempo. E tu dici, 3 volte ok. Ma è colpa mia se tu non hai studiato. Una tragedia, perché ho cominciato a bacchettare. E perché mo è, e mangio e muovo, e si fatta, a Roma qual è la fetta? Voglio due, ma te non porto che vado a letto. Io ho cominciato, e allora, ma forse non è arrivato come dici quando mangiavo sti? Perché poi, non posso sopportare sempre il modo di, la coercizione di come parlo. Allora voglio pure capire, cioè, seconda una scema. Allora, caro, allora, guarda, so io, non ti preoccupare, ma qual è il problema? Sto mangiando, no? Ma se l'uno è meno qua, allora posso andare, scendere all'una e mezza. Ma no, tu non ti devi spogliare, perché tu se andavi così lenta, io lo sapevo, io metto a tu ancora, cominciato ancora, tu eri la responsabile, tu mi hai fatto, non mi hai fatto fare i compiti, allora ma perché, in ci fatti i tuoi compiti, ma perché non lo sapevi, invece dice ok. Che andava alle vite, una discussione in mano, qua, e mando su, ho cominciato a, no, e non fare questo, fai questo, e vesti, che muoviti. Ma come, tu a me mi dici, quello che è un vizio che mi devi dire, quello che devo fare, pure quando l'accompagni che dobbiamo scendere. E perché ti stai pettinando? Ma non te lo fa. E ma che ti trucchi a fa? Ma che ti muovi? Oh, penso in casa. Io sacci, pure che tu mi dici come mangia preparato. Tengo tutto calcolato, non ti preoccupare. E qui comincerà a alzare i toni, perché ho visto che tu sei venuta più disponente di prima. A me non esiste proprio che tenga una figlia in casa così. Perché manca mio padre, se il mio marito cacciava a calcio. E io già ce lo dissi una volta. Si cominciava a saltare. Manca il papà cominciato, non è chiamato, è l'idraulico. Cioè, manca un marito, sapete chi la che smette? Allora devo dare conto a te, un litro lo chiamerò, perché non mi chiamate? Nel frattempo mi lascio, mi stavo lavando i denti, allora già ti sto spaventando, ho detto, allora vieni, basta, tu qua, non ti marito, dottore, perché mi ha avviato piatto, ponte, chi li chiamiamo, tutto vedrò in terra, tutto mangia in terra, mi sta intossicando, e io perché, io mi capisco che voglio comando, no, tu questa cosa sotto la tutta la volta, non lo cucino, perché già in macchina, dopo che hai detto, vabbè, mamma, sta apposta, ho cominciato a fare il tuo viaggio, comunque la psicologa ha detto che tu non la devi dare a 100 euro. Ma gli psicologi non dicono ai genitori quello che devono fare, eh? No, dico scusa, no, perché questo dice anche Tommy, penso che se uno stabilisce una cosa la dovete mantenere, voleva dire questo, mi disse Tommy, no signora, se avete deciso che fa una paghetta, certo. Apre e chiudo parentesi, mia nipote, 18 anni, ancora le deve fare, già sta faticando, ma la figlia di mia sorella Nadia, la cameriere, mi chiudo a fare, perché ho fatto, ha detto, non è, 10 euro alla settimana, buh! Che il padre è severo, è di Nadia. Martina va a faticare, Martina ha fatto già questo. Ma lui dice, hai finito da Martina, vicino a Fabio, fa faticare. Ma è stato un'altra gestione, un padre. No, me la dica, allora guarda che non lo devo mettere. Guarda che non è che non l'hanno passato. Ma poi all'Erasmus ci le cose. Fatti che hanno fatto, perché a Spagna mi metto questo. E quello che presenta fa già studiare. Cioè non vede l'Erasmus. Ma non può decidere che lo facendo. Ma perché la scuola si non è un'università? Dicevo, non hanno a Spagna in mezzo, ma io non so fare niente. Tu hai in quella casa, si chiama proprio morto, mi disse proprio. Non la voglio fare, anzi mangiare invece ha detto no, ma se mi fate la detto, si mangiare detto, io sono,
Perché là quello che succede, vaga, ma la vita è stata loro in mangiorenda, no? No, io non mi sento la fare. Io mo ci vado. Se lei era lo stesso? Scusa, senza soldi? Non ho cosette a pagare. Ma 100 euro pagare, c'è proprio 100 euro. Devo andare al dentista, mi devo fare la tappa, mi devo fare il tronguaiato. Mi devo cominciare un po', dobbiamo aggiustare la casa, ma carte mobili, lo sa. Infatti il fidanzato ha detto, ce l'ho detta tua, troppe cose insieme, devo fare la cosa. I denti, mo da fare tappa sulle cose, 300 euro. Allora, lei per la Spagna secondo me non è ancora pronta per stare un mese. Io ho paura, fosse andati col fidanzato, tu regali con 1000 euro, io sono cazzo di cielo con 1000 euro, però non via a Spagna, tu vai a fare un viaggio con un amore. Però io in Spagna da sola, io non posso. Se c'è qualcosa, io non ho un brutto sentimento, non ho un buon presentimento. E comunque ho già fatto dei soldi in macchina, a investire, e se a Baruma ci siamo alterati. Perché lei non accetta l'imposizione, mi dite alla 100 euro, la dottoressa ha detto che allora una 100 euro, io penso che possa la 50. Ma quindi già venuto, già poi ha cominciato a fare perché non hai chiamato Italia come la mia comandante, cioè non posso, cioè non fissi un figlio che fa uè, e fatto questo, cioè mi controllesse a me, mi mettesse in riga a me, ma stavo pazzia, ma è inaccettabile. Allora, certo, questo atteggiamento una volta deve essere cominciato e lei gliel'ha fatto passare, fa paura, se lei l'avesse redatto ce ne lo sto tutto a fare, non facendo così, però l'utente sta un po' migliorando e praticamente è stata dura. È stata tu, non è stato facile da educare, perché non è cansarci come si educano. Però se io mi sento più tranquilla che lei, io mantengo il punto, faccio questa sera da finito a me, magari appena mi manda anche la famiglia, più pazzerino, più, una volta se ne è andata.